Ma allora dovrebbe essere approvata entro domani sera, dopo questo lungo e a tratti travagliato percorso. Ecco, questa manovra per voi è sufficiente per dare un segnale chiaro ai mercati? Ma occorre chiudere quanto prima questo doloroso capitolo della manovra, che serve a tamponare un buco di bilancio creato dalla situazione internazionale. Occorre poi passare subito però alle quelle riforme che servono per far crescere l'economia, che possono ridare slancio alle nostre famiglie e alle nostre imprese. Siamo anche un po' alla vigilia di un appuntamento tradizionale della Lega, che è la marcia da Monviso a Venezia. Ecco, per voi quale diventa l'aspetto centrale in un autunno che si preannuncia anche caldo? Ma l'aspetto è quello di portare avanti le riforme per cui siamo stati eletti e di ascoltare l'analisi politica del nostro segretario Bossi, che come sempre darà la strada che può davvero salvare questo Paese. Presidente, oggi la fiducia, si è decisa la fiducia per questa manovra, ma sarà l'ultima manovra quella che risolve le cose? Noi dobbiamo assolutamente fare quelle riforme strutturali del nostro sistema, da quella costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, alla riforma fiscale, a quella tributaria, cioè in una parola modernizzare questo Paese per ridare slancio all'economia. Se non faremo questo non riusciremo mai a uscire da questa situazione, ma dobbiamo avere fiducia perché ce la possiamo fare.